Ciao, oggi parleremo dell'archetto. Il nostro archetto si compone di due parti, una che è la bacchetta in legno, di solito pernambuco, e il crine di cavallo. Le parti dell'archetto sono due, tallone e punta. Guardando più nel dettaglio il tallone, vedremo che è composto da più parti. Questa parte si chiama vite. Con la vite noi possiamo allentare o aumentare la tensione del crine. Abbiamo poi il nasetto con il suo caratteristico elemento decorativo in madreperla. Attenzione, quanto dobbiamo tendere i crini? Sicuramente è importante non tendere troppo il crine per non rischiare di rovinare l'elasticità della bacchetta. Una risposta semplice potrebbe essere quella di tendere il crine finché non passa un mignolo in mezzo. Mantenerne cioè la curvatura naturale. Ma come si impugna l'archetto? Bisogna mantenere una posizione il più possibile naturale e andiamo a costruire la nostra impugnatura disegnando un cerchio con il medio e il pollice. Andremo quindi ad avvicinare il nostro cerchio al tallone in questo modo. Appoggeremo le dita e il mignolo con il polpastrello sulla bacchetta. Proviamo quindi, mantenendo questa posizione, a alzare e abbassare l'archetto in questo modo. È importante non stringere mai l'archetto. È poi importante che le dita siano curve, in modo tale da mantenere scioltezza nelle articolazioni. La funzione di questa presa è sostanzialmente quella di distribuire il peso dell'archetto sulle quattro dita. Alla punta avremo maggiore azione dell'indice, al tallone, al contrario, sarà il mignolo